vittoria. Ecco, in due ci stanno provando. Forza, 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 forza. Eccoli che si avvicinano. Fanno segno alla Tartuca di togliersi. Fanno segno alla Tartuca di togliersi. La Tartuca del Verrocchino. Quasi c'erano riusciti. Ecco la Tartuca che entra, sta per entrare, quasi c'erano riusciti. Ecco ancora, dai Falchino, ecco ancora. Niente, ha puntato la zampa davanti, guardate, ha puntato le zampe anteriori. Le ha puntate proprio e non vuole muoversi. È un puro sangue, vi dicevo, questo cavallo. Scusate, no, non è un puro sangue, ma è un debuttante in piazza. Con le zampe anteriori puntate, è una scena che ha del ridicolo. Le zampe anteriori puntate, non vuole entrare tra i canapi, quindi a questo punto anche cambiando l'ordine d'ingresso ai canapi, nulla potrebbe farsi. Intanto il fantino della Tartuca sta questionando con Cradaioli, che sono lì sul palco. Gli fanno segno di entrare. Certo che se a questo punto non si mette anche il cavallo della Tartuca a non entrare tra canapi, faremo notte. Ma in realtà è un tentativo di risucchiare il cavallo. Non sappiamo cosa sia successo alle prove, non sappiamo se alle prove questo cavallo è entrato tranquillamente e quindi forse. Ecco, ancora un tentativo, ancora l'ennesimo tentativo di trascinare dentro il cavallo del drago. Vengono un vigile, il tenente del drago, mentre va al trotto e comincia ad allungarsi. Forza, 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 ancora, 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 ancora. Barga, Pelolittice, no, partenza falsa, partenza falsa. Era scattato in testa l'istrice, ma il colpo di mortaletto sparato dal mossiere ha detto che la mossa non era valida, perché in realtà non era riuscito a infilare la testa dentro il cavallo.